Così, voglio dare un benvenuto a nome di Stampa Estera a Matteo Salvini. E questo è un palco dove ci piace sempre, ci fa piacere, onore, ci crea anche grande interesse avere tutte le figure importanti della politica italiana e anche quelli che hanno qualcosa di interessante da raccontarci. Così, per questa ragione è anche bello avere la presentazione del libro di Matteo Salvini. E poi le domande critici certamente li lascio ai presenti. Intanto passo la parola a Matteo Salvini e grazie per essere venuto in Stampa Estera. Grazie al Presidente, grazie per l'ospitalità, ormai siamo di casa e questo ci fa piacere. Grazie alla casa editrice Rizzoli, che ha avuto la follia di ospitare il primo libro in cui mettiamo nero su bianco qual è la nostra idea, la mia idea di presente ma soprattutto di futuro. E ringrazio i due compagni di viaggio, cioè uno compagno e l'altro un po' meno compagno, che con cui abbiamo messo giù quello che penso possa essere un testo interessante che certifica quali sono i nostri progetti del futuro. Come sia nato lo faccio dire a Matteo Arrudi e poi rispondo ovviamente ben volentieri a qualsiasi tipo di domanda. Grazie a tutti, molto brevemente, sono Matteo Pandini. Qualcuno ha già ironizzato dicendo che l'impresa di far scrivere un libro a Salvini era paragonabile a quella dell'Leicester di Ranieri, che riuscì a vincere il campionato inglese. Devo dire che non si va tanto distante dalla realtà, nel senso che è stato davvero lavoro impegnativo, perché seguirlo nei vari spostamenti in questi mesi è stato davvero complicato, per cui c'è stato anche un problema proprio pratico di riuscire a intercettarlo anche in orari e luoghi più disparati e imbarazzanti. Il progetto inizialmente era pensato diversamente, nel senso che immaginavamo di giocarcelo in modo, anche se vogliamo, più rapido e più veloce, ipotizzando una sorta di chiacchierata intervista con Salvini, anche approfittando della differente testata di appartenenza mia e del dottor Sala. Poi ne è venuto fuori un libro diverso che sicuramente è più profondo e anche più autentico, perché è ovviamente Salvini che parla in prima persona e svela dei dettagli sia della sua vita personale che della sua avventura politica, inediti, non tutti diciamo scontati. Mi piace ricordare, perché è una cosa che abbiamo raccolto a margine e quindi non è presente nel libro, che per cercare di ottenere alcuni spunti e alcune idee da poi sottoporre a Salvini, in modo da sfruttare più canali possibili, abbiamo anche disturbato molti componenti della sua famiglia, sia i genitori che la sorella. Non è stato scontato parlare con sua madre, che in modo molto serio ha detto: io ho due figli, Matteo e Barbara, sono convinto che quello che è uscito meglio sia assolutamente Barbara. E nessuno in famiglia ha smentito questa cosa. Adesso la sua parola al professor Sala, che ha sofferto più di me forse nella scrittura del libro, avendo una sensibilità nel giornale di appartenenza diversa, diciamo. Vabbè. Grazie. Niente, io credo che in questo libro ci sia una sorta di doppio registro, nel senso che Salvini anticipava prima il nostro progetto per il futuro, eccetera, però secondo me vale anche per alcuni aspetti inediti della persona Salvini. C'è un capitolo secondo me molto interessante di tutto dedicato a Fabrizio De André, con delle riflessioni che, ripeto, non sono scontate. Poi vabbè, ci sono tutte, c'è questa figura tratteggiata anche nei ricordi dei suoi familiari, di gente che abbiamo sentito, il Salvini bambino da piccolo che era tutto perfettino, che non si voleva sporcare, insomma un'immagine che cozza un po' con quella attuale, diciamo. Alla fine poi c'è il messaggio politico. Questo libro segna secondo me l'ufficializzazione della rottura delle vecchie alleanze, così come le abbiamo conosciute nel centrodestra in Italia, e l'ufficializzazione della sua candidatura a premier di questo paese. Siamo qua a Roma, si sta consumando in maniera plastica questa rottura che è avvenuta nel centrodestra con le alleanze che si sono profilate per le elezioni comunali. Non è così a Milano, ma a Roma
queste due destre, se vogliamo chiamarle, sono palesemente in conflitto, e Salvini nel libro lo dice: il centrodestra come l'abbiamo conosciuto è morto e sepolto, Berlusconi non può più essere il capo per diverse ragioni, tre innanzitutto. Una è l'anagrafe: Silvio Berlusconi compierà 80 anni a settembre, il suo competitor è un quarantenne, l'altro non questo Matteo. La legge Salvierino, dice Salvini, gli impedisce comunque di giocare un ruolo a tutto campo nella politica italiana, e poi ha in mano un partito dilaniato, lui dice testualmente, dilaniato dal patto del Nazareno, se ricordo bene Matteo. Per cui insomma io credo che sia interessante anche da questo punto di vista. Mi fermo, lascio la parola a voi se ci sono delle domande, o a Matteo se deve aggiungere altro. Ovviamente l'ho letto e riletto, e se avessi dovuto metterci tutto saremmo ancora qua a scriverlo, e quindi speriamo che sia l'inizio di un percorso, non perché mi sia venuta la grafomania, ma perché evidentemente mi piacerà scriverne, se loro e la casa editrice avranno voglia, una versione rieditata quando saremo al governo. Ancora? Siamo al governo, dobbiamo applicare quello che all'opposizione sono buoni tutti di scrivere quello che si vuole fare. Poi la differenza sarebbe bello, sarebbe esercizio interessante fare quello che ho fatto io per penitenza, rileggersi i libri di Matteo Renzi quando era all'opposizione, perché scrivere certe cose all'opposizione è facile. Io mi ricordo che bestemmiava contro il patto di stabilità, che massacrava noi poveri sindaci. Poi un conto è ricordarsi quello che hai scritto quando sei andato al governo. Quindi spero che sia un testo che duri nel tempo. Da domani in libreria non so quante copie ne sono tirate, spero e conto sul fatto che entro il fine settimana vengano esaurite, soprattutto da lettori non leghisti, perché a differenza dei talk show televisivi, qua se qualcuno vuole investire due ore di tempo può leggersi, condividere o non condividere, ma approfondire, numeri alla mano, le nostre proposte in tema fiscale, in tema di Europa, in tema di politica estera, di scuola, di al di là del servizio militare, di quello che facevo da ragazzo o di quello che sto facendo ancora adesso. Quindi spero che vada in mano a tanta gente curiosa che possa approfondire con calma quello che la Lega vuole fare. Questo è l'intento di questo libro, che ovviamente dovrebbe essere aggiornato perché l'abbiamo chiuso prima che andassimo a incontrare Trump, prima che ci fosse il ballottaggio per le presidenziali in Austria, che sarà fra 15 giorni, prima del referendum britannico sull'Europa, che sarà il 23 giugno, quindi è chiaro che nell'arco del prossimo mese e mezzo cambia il mondo. Però Rudy e Matteo lavoreranno su un'integrazione da aggiungere a mo' di panino verso metà giugno. No, questo è, e quindi sono ben contento, sono orgoglioso. Anche perché mai avrei pensato di fare un libro, avevo letto quelli di Pisapia, di Fini, libri assolutamente improbabili, avevo cominciato perfino quello di Passera, però ecco, spero che il mio libro non faccia la stessa fine sugli scaffali di altri libri, dove la polvere seppellisce una copertina triste. Ecco la foto di copertina su cui si è aperto gran dibattito sui social, un po' da talebano dicono. Domande? Prego. Sì, sono Simone, della Norvegia. Volevo chiedere del fenomeno leppenismo. Lei parla di leppenismo, no? Nella Lega di Salvini. Quale parte del leppenismo è più importante, interessante per lei? Ha ragionato quando ha pensato di parlare e usare il simbolo, il nome, Le Pen in Italia? Si sente sicuro che è stata una buona... Ma quello che per gran parte della stampa italiana è un insulto, per me è un complimento. Quindi quando mi danno del populista, per me è un complimento. Quando ci aggiungono l'epemista, per me è un altro complimento. Ci aggiungo sovranista, identitario e tutto quello che volete voi, estremista sicuramente no. Fatto salvo che la Francia è la Francia, l'Italia è l'Italia, la Norvegia è la Norvegia, quindi non ci sono modelli sovrapponibili, però se le battaglie di Marine Le Pen, come degli austriaci, degli olandesi, la bella notizia di settimana scorsa è che al nostro gruppo europarlamentare a Strasburgo ha aderito anche per la prima volta nella storia un europarlamentare tedesco di Alternative für Deutschland, Markus Pretzel,
E quindi stiamo crescendo, ci stiamo allargando. Ovviamente per gran parte della stampa italiana sono tutti di estrema destra, xenofobi, razzisti, fascisti, mezzi nazisti, eccetera, eccetera. Chiedono un po' di sicurezza in più, un po' di lavoro in più, un po' di protezione della produzione locale e nazionale, il tema dell'agricoltura in primis accomuna me e Marine Le Pen, e chiedono di riscrivere tutti i trattati dal primo all'ultimo che riguardano questa Europa. Quindi se per darmi del populista pensano di offendermi o del lepenista, mi fanno solo un favore. Nel reparto? Delle anticaglie, perché sì. Qua ha messo... Dov'è il reparto delle anticaglie? Vabbè, c'era anche della risposta di copertina, insomma. Bene, bene, bene. Le anticaglie sarebbero il centro-destra, quindi nella situazione, diciamo, Roma è un po' il problema di quello che sarà il futuro. Cioè sicuramente il futuro che io vedo... Quindi le anticaglie sono, per il cuore, fine, tutta una grande anticaglia rispetto al... Fatto salvo che alla sua candidatura, cioè alla candidatura di Giorgia Meloni a Roma, e quindi a questa prospettiva che lei cerca di aprire, evidentemente. Fatto salvo che i termini stessi centrodestra e centrosinistra mi provocano prurito, perché non credo più alle distinzioni centrodestra e centrosinistra, perché ormai il livello di dibattito è un altro, l'abbiamo usato per semplificazione giornalistica, però ormai tanto in Austria quanto negli stessi Stati Uniti la distinzione destra-sinistra è sempre meno plausibile, meno praticabile, meno giustificabile. Detto questo, stando a questi canoni, sicuramente l'alleanza, la simpatica e bizzarra alleanza che sostiene Marchini, che passa da Fini ad Alemanno, a Storace, a Scajola, comprendendo Casini e Alfano, non è l'alternativa a Renzi a cui penso. Scusa, cioè, lascio Marchini lo volevate un po' anche voi, insomma, no, Marchini, all'inizio. Marchini era stato sottoposto alla prova dei gazebo, lui era, si proponeva anche a te probabilmente se avessi avuto da sostenerlo, ma con tutto rispetto per la persona, la differenza la fa la squadra, come nel caso di Renzi, la differenza fa la squadra. Renzi è circondato da una squadra di mediocri, per sua precisa scelta, per non essere offuscato nella sua luce e brillantezza personale, è circondato da mediocri. E le cronache di questi giorni, purtroppo anche a basso livello, ce ne danno conferma. Ecco, l'errore che non vorrò fare io è di circondarmi di mediocri, anzi di avere una squadra di governo composta da gente esclusivamente migliore e più in gamba di me. Non sarà difficile ottenerla, ma a questo stiamo lavorando. Sicuramente non prevedo nel futuro di questa squadra, ripeto, i Verdini, gli Scajola, e Alemanno e tutti i reduci che si stanno radunando intorno a questo progetto marmellata qua a Roma. Prego. Se, allora, innanzitutto una domanda su quanto è avvenuto questa mattina, sulla contestazione che ha ricevuto nel quartiere della Montagnola, e poi un'altra cosa invece, appunto, sul centrodestra, se lo schema del centrodestra unito, vediamo il caso di Milano, può essere in qualche modo vincente a Roma, che siete comunque, il centrodestra è diviso, lei ha già detto, dopo il 5 di giugno il centrodestra cambierà, ecco, come cambierà e come riuscirete, insomma, quale sarà la nuova pagina del centrodestra dopo le amministrative? Grazie. La risposta è a pagina 107 del libro e quindi dovete comprarlo. La contestazione poi ha portato anche fattori fortunati, nel senso che mi ha insegnato due cose. Primo, da settimana prossima in avanti io sarò settimanalmente a Roma, però tutti i mercati, tutti i quartieri e tutte le piazze che frequenterò le annuncerò anche ai giornalisti dopo averlo fatto, così almeno le zecche sociali hanno più difficoltà a individuarmi, a venire a rompere le scatole.
Infatti stamattina poi siamo andati in Viale Marconi, siamo entrati in bar, negozi, in una panetteria dove siamo stati fermati da un centinaio di persone per domande, per complimenti, per foto, senza codazzo di altri. La contestazione, se uno non è d'accordo con Salvini, per carità di Dio, mi piacerebbe confrontarmi, quando la contestazione si trasforma in lancio di arance, in spintoni con la polizia, in minacce, urla e aggressioni, quella non è contestazione, quello non era il quartiere della Montagnola. Infatti ho pubblicato un video e hanno scritto, è tutto visibile fortunatamente, centinaia di cittadini del quartiere dicendo quelli non siamo noi, quelli erano 30 balordi, alcuni dei quali anche venuti da fuori quartiere giusto per il gusto di far casino. Però ho parlato col presidente del mercato, che quantomeno ci ha ringraziato perché mi ha detto che dopo anni è stata l'unica mattina in cui non c'erano le bancarelle abusive davanti al mercato. Quindi noi ci ritorneremo quotidianamente, annuncerò la mia presenza quotidiana fuori dal mercato, quantomeno per svolgere la funzione sociale di ripulitore dell'abusivismo commerciale. Vabbè, ma quello capita a Roma come capita a Milano, i centri sociali hanno un importante sviluppo culturale, funzione culturale come i campi Rom, quindi fino a che siamo all'opposizione li subiamo, poi quando andiamo al governo ne riparliamo. Sì, sono Maarten van Alderen. Ciao, piacere. Allora, volevo chiedere questo. Quando ho fatto l'intervista a lei, avevo chiesto quando arriva una barca piena di profughi cosa fare. E mi aveva risposto accoglierli, ma velocizzare la verifica se sono davvero profughi o no. E poi si vede che molti non sono veri profughi e rispedirli. Mi sembrava una risposta molto, molto normale e per nulla estremista. A questo punto mi chiedo, ma fare un'alleanza in Europa con per esempio Alternative for Deutschland eccetera, non è che quelli sono molto più radicali su questi temi? Beh, innanzitutto ho visto con soddisfazione che con 2 anni di ritardo perfino il ministro Alfano è venuto sulle nostre posizioni, nel senso che settimana scorsa ha genialmente dichiarato che gli hotspot, cioè i centri di identificazione, dovrebbero essere fatti a largo in mare sulle navi, che è quello che abbiamo detto noi. Però quando l'abbiamo detto noi eravamo razzisti, populisti, estremisti, xenofobi, eccetera, 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 lo dice Alfano, è un lampo di genio nell'oscurità europea. Speriamo che lo facciano, perché quest'estate rischia di essere un disastro, che ne dica il ministro tedesco che ogni tanto va in gita dicendo non c'è problema, non c'è un problema, non c'è un problema, quest'estate per l'Italia rischia di essere molto problematica. Sulla velocizzazione dei tempi ahimè non l'hanno fatto. Io ho seguito il congresso di Alternative for Deutschland e anche qua lo posso dire perché siamo nella sede della stampa estera, purtroppo gran parte del giornalismo italiano è squallido, impreparato e non educato ad approfondire le notizie. Vi faccio solo un esempio, lo dico da giornalista. Qualcuno durante il sabato del congresso a Stoccarda, dove fuori c'erano i centri sociali a far casino con la polizia in assetto antisommossa, c'era un organo di stampa italiano, poi ripreso a cascata da altri 15 organi di stampa italiani pigri uguali, che titolava Congresso AFD, 2 punti, 400 arresti a Stoccarda. E uno, se legge il titolo, dice hanno fatto una retata fra i delegati di Alternative for Deutschland, ne hanno portati via 400 perché si vede che si stanno facendo le canne in 400, chissà, si stavano picchiando. Poi vai a leggere la stampa estera e la stessa notizia era congresso AFD, arrestati 400 contestatori di sinistra all'esterno del palazzetto. Quindi Alternative for Deutschland è estremista? Non penso, ho parlato con l'onorevole Pretzel, ritiene che l'applicazione ortodossa del dettato islamico sia incompatibile con la libertà occidentale, lo stracondivido come pensiero, e poi non penso che d'incanto il 15% dei tedeschi si siano rimbambiti tornando indietro di 80 o di 90 anni, così come riguarda gli austriaci o gli ungheresi o i polacchi o tutti gli altri. Quindi più semplificano parlandone male, peggio servizio fanno ai cittadini che leggono, ma che ormai sono scafati comunque, quindi possono scrivere quello che voglio. Sì, salve. Adam Smulevic, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Io volevo sapere, lei
ha detto che non esistono più centrosinistra e centrodestra, però ideologie esistono e non appartengono esclusivamente al passato. Un'ideologia è l'ideologia fascista. Lei recentemente è sceso in piazza con autoproclamatisi fascisti del terzo millennio, però allo stesso tempo recentemente è andato a fare campagna elettorale tra gli urtisti e è ancora andato in Israele. La cosa appare un minimo curiosa, vogliamo sgombrare il campo da equivoci. Lei vuol definirsi antifascista, si definisce antifascista? L'antifascismo è un valore? Innanzitutto l'avverbio recentemente, questa domanda mi dice che è molto soggettivo come interpretazione. Recentemente sono stato in Israele, è vero, un mese fa. Recentemente ho incontrato gli urtisti, è vero, 15 giorni fa. Recentemente sono stato in piazza con i fascisti del terzo millennio. No, avverbio sbagliato. Era un anno e mezzo, quando c'era Casa Pound, quando eravamo a Roma, cos'era? Un anno e mezzo fa, quindi c'è il recente e c'è il recente. La nostra scelta, anche in campagna elettorale, è ben precisa, tanto che questi movimenti sono candidati contro di noi, quindi non, di più non so cosa fare. Poi è la domanda che mi fanno spesso e volentieri anche una volta su due Rai 3, ma come introduzione, buongiorno Salvini, lei è antifascista, come, invece di dire buongiorno come sta, buongiorno lei è antifascista, sì io sono antifascista, anticomunista e contro ogni tipo di totalitarismo, punto, quindi non ritengo di doverlo ripetere ogni quarto d'ora, ma ritengo che fascismo e comunismo siano categorie consegnate alla storia, da studiare, interessanti da approfondire dal punto di vista storico, economico, sociale, però non penso che si riproporranno né l'uno né l'altro, fortunatamente. Ragazzi, basta guardare le liste, quindi no, diciamo che non avremo un atteggiamento come quello di Verdini. Buongiorno, sono Bettina Gabbe, televisione tedesca N24. Buongiorno. Essendo della Germania, chiaramente faccio un riferimento alla AfD, Alternative für Deutschland. Può spiegare meglio magari i suoi rapporti con questo partito e quale il punto d'unione più forte magari tra le idee di questo partito e le sue? Grazie. Ah, fatto salvo che l'adesione risale a settimana scorsa, quindi non è una frequentazione di una settimana. Però in base a quello che abbiamo letto, il superamento di questo sistema Europa, il superamento della moneta unica, la limitazione dell'immigrazione clandestina e la tutela della produzione industriale nazionale sono argomenti che ci vedono assolutamente dalla stessa parte della barricata. Il no all'estremismo islamico e la concessione di ogni tipo di spazio di diffusione e di proselitismo dell'estremismo islamico, idem, quindi, però questa è la conoscenza di qualche giorno, avremo modo di approfondirla, però siamo ben contenti che il gruppo si allarghi e cresca, anche perché ci sono anche altri paesi che mi sembra abbiano voglia di aderire al nostro progetto, quindi siamo in crescita. Come valutate il Presidente Mattarella durante il suo mandato, qual è la posizione della Lega? E l'altra invece riguarda la Libia. Lei ha detto che sarebbe disponibile a appoggiare un governo che dichiara il via libera all'intervento. Ma che intervento immagina lei in Libia? Ma in una Libia rappresentata da un governo riconosciuto che chiede aiuto per riportare serenità e controllo delle coste, che evidentemente è la cosa che più ci interessa, noi abbiamo detto che da movimento responsabile, se finalmente Renzi porterà un'idea in Parlamento, perché ad oggi non ne ha portata neanche mezza, l'abbiamo letto sui giornali, noi quello che forse pare voglia fare, l'intervento in Libia è assolutamente necessario, ovviamente nei modi e nei termini richiesti, possibilmente prima dei prossimi 6 anni. Perché il problema è che ogni giorno che passa il problema si complica. Quindi noi, se il Presidente del Consiglio si degnerà di spiegare agli italiani e al Parlamento che cosa ha intenzione di fare, noi siamo ben disponibili a superare le divisioni che in questo caso, se la posizione fosse condivisa dal nostro punto di vista, non ci sarebbero. Se ci propone un intervento che può anche essere militare, se è sensato, noi ovviamente di no non lo diciamo. Su Mattarella,
sicuramente Napolitano era peggio. Lì c'è, se avessi dovuto scrivere nel libro quello che penso di Napolitano sarei stato censurato in almeno 2 pagine, però lo penso, e penso sia stata una sciagura per l'Italia e gli italiani. Mattarella, non so, quando dà cenni di esistenza a volte dice cose che condivido, a volte no, però diciamo no. Non mi sembra che brilli per presenza, purtroppo o per fortuna lo giudicherà la storia. Approfitto io di fare una domanda al pubblico. Nella politica italiana si parla sempre del centrodestra, destra, centrosinistra, sinistra, e si dice sempre per essere maggioritario bisogna mettere un po' di centro del centrodestra con la destra. Allora la domanda a lei è: la destra senza quel pezzetto di centro, senza gli elettori in centro, è comunque in grado di vincere delle maggioranze? Grazie. La risposta è pagina 172. No, scherzo. La risposta è, penso che sia in queste 250 pagine, nel senso che queste 250 pagine non tratteggiano un'idea di governo di destra, o di sinistra, o di centrodestra, o di centrosinistra. Secondo me il confronto, al di là delle vecchie etichette destra-sinistra, è fra coloro che ritengono che l'Italia debba contare qualcosa, sovranisti, identitari, chiamateli come volete, e coloro che invece sono asserviti a Bruxelles e a questo tipo di Europa, e che sono ben distribuiti anche nel cosiddetto centrodestra, perché se la guardiamo con logica europea e non italiana, in questo momento l'Europa è governata da Renzi e Berlusconi, perché la Commissione europea è sostenuta da PD e Forza Italia. Quindi l'Europa che sta espropriando l'Italia di lavoro, futuro, agricoltura, pensioni, banche, eccetera, eccetera, non è, è un po' di centrodestra e un po' di centrosinistra. Sì, mi dicono che bisogna mettere del moderatismo, io infatti fino al 5 giugno sarò sempre in camicia e cravatta, perché mi dicono che così è più bello, è più simpatico e più educato. Poi non ritengo che la forma sia sempre sostanza, anzi, però in questo libro tratteggiamo un'Italia che per alcuni versi ha proposte di centrosinistra, perché una riforma delle pensioni più vicina ai lavoratori, perché una riforma del volontariato lontana da quella che sta approvando Renzi, perché il sostegno ai genitori separati e la gratuità degli asili nido non penso siano etichettabili di destra, di sinistra, di sopra, di sotto. Noi riteniamo che l'Italia debba far l'Italia con assetto federale, e in questo libro cerco di spiegare perché non sia la Lega a cambiare progetto, ma sia il mondo che sta cambiando, e la Lega asseconda i cambiamenti del mondo ritenendo che l'Italia possa rimanere unita se riconosce le sue diversità, le sue identità, le sue autonomie, le sue lingue, i suoi profumi, che è l'esatto contrario di quello che sta facendo Renzi con la riforma, ricentralizzando tutto quanto. E quindi, siccome quello che conterà sempre più in futuro saranno i canoni di politica estera europea e internazionale, la distinzione fra centrodestra e centrosinistra è sempre meno attuale, e quindi la supero, la divido fra euromatti e coloro che invece ritengono che l'Europa debba fare poche cose e farle bene. Quindi gli euroscettici sono quelli che stanno governando l'Europa, che la stanno distruggendo come idea. Gli unici europeisti convinti rimaniamo noi. Grazie, buongiorno, sono Canepa di Flip News. Qui leggo secondo Matteo, ma dopo le comunali lei pensa di poter scrivere primo Matteo? E nel caso chi sarebbe il secondo qui a Roma? Grazie. Non so, io al Totocalcio quando facevo la schedina con mio nonno non ho mai fatto più di 7 o 8, quindi non sono particolarmente affidabile o attendibile. Io penso che a Roma il ballottaggio è quello che sento in giro anche stamattina, che si legge, il ballottaggio sarà Raggi Meloni, e quindi dovrete chiedere sia agli elettori del PD che a Berlusconi piuttosto che ad Alemanno chi sceglieranno al ballottaggio il 19 giugno fra la Raggi e la Meloni. Sono curioso delle loro risposte.